Riparte CronoGP e per la terza stagione si inaugura la nuova scenografia virtuale che permette di avere delle analisi in termini di realtà aumentata decisamente più approfondite per entrare sempre di più all'interno del box di CronoGP, ma soprattutto scoprire i segreti tecnici delle monoposto di Formula 1, le attività aerodinamiche e soprattutto quelle di telaio. Apriamo la stagione con la presentazione della nuova McLaren MCL35M Mercedes, perché dopo 7 stagioni si ritorna al power unit tedesco in sostituzione del motore prima Honda e successivamente Renault per le ultime 2 stagioni. Una condizione tecnica che di fatto ha permesso alla McLaren di avere una vera e propria trasformazione, l'unica così completa che vedremo all'interno del panorama delle nuove monoposto 2021 di Formula 1. Proprio il nuovo motore, il power unit tedesco 6 cilindri, è stato rastremizzato a livello del layout degli scarichi, ne è stato abbassato a livello del cassone dedicato all'aspirazione del propulsore e poi cambiano le dimensioni anche del monoblocco, perché i regolamenti questo hanno concesso, ovvero sia di poter riprogettare da zero completamente il motore, il banco e tutto il sistema di intercooler e aspirazione. Un fattore decisivo, estremamente importante, perché essendo il motore collocato esattamente nella parte mediana del retrotreno, il telaio e il cambio, senza spendere gettoni, sono stati modificati. I 2 gettoni a disposizione per l'evoluzione 2021 sono stati spesi la passata stagione per modificare il muso, oggi in stile completamente Mercedes, cape unico in sostituzione della vecchia soluzione con il piccolo dito e le 2 svasature laterali per far confluire aria nel sottovettura. Quindi la nuova soluzione è stata già deliberata nella passata stagione. Il nuovo motore di fatto ha consentito uno sviluppo aerodinamico enorme. La vista in pianta della monoposto ci permette di vedere quanto sono state rastremizzate le pance a favore di un migliore flusso d'aria al retrotreno per alimentare al meglio l'alettone posteriore, il diffusore e la sospensione, che ha un vero e proprio effetto aerodinamico con una vettura così snella e così rastremata. Ma soprattutto ci sono stati dei vantaggi molto importanti anche a livello del cambio, perché cambiando la flangia di adattamento Renault-Mercedes al cambio, i tecnici McLaren sono stati bravissimi a sfruttare i limiti regolamentari di questa deroga concessa dalla FIA proprio per modificare la scatola del cambio e quindi anche gli attacchi della sospensione posteriore, che oggi non cambia, non viene stravolta nella sua architettura, ma ha degli spostamenti di fino, di dettaglio, che hanno permesso di ottenere delle cinematiche differenti per sfruttare le nuove coperture Pirelli, che hanno una spalla diversa, hanno un comportamento della carcassa, della struttura differente. Quindi serviva una nuova sospensione e con lo stratagemma motore McLaren è riuscita a modificare i dettagli senza spendere gettoni del retrotreno, della scatola del cambio e soprattutto della sospensione. Abbiamo parlato della sospensione posteriore, ma sono stati introdotti anche degli affinamenti estremamente importanti all'anteriore, perché McLaren mantiene lo schema push rod della passata stagione nella sospensione anteriore, ma utilizza in modo ancora più estremo i bracket, quindi quelle strutture per alzare il triangolo superiore della sospensione e quindi ottenere in fase di affondamento un recupero del camber decisamente più efficace. Questo per produrre una migliore aderenza del pneumatico al suolo, ottenere delle temperature di esercizio più immediate, molto importanti in fase di qualifica, ma soprattutto un grip meccanico estremamente efficace. Bene, questa è una rapida sintesi dei grandi interventi ottenuti dalla McLaren MCL35, che quest'anno sarà guidata da Lando Norris, ma soprattutto dalla new entry Ricciardo, che di fatto porta tantissima esperienza in messa a punto, in prestazione e soprattutto in nuove e più aggressive strategie gara. What?